Ciao a tutti, nuovo video dedicato all'allenamento. Prendo altri due consigli dal mio ebook a corpo libero che potete ancora per un po' scaricare gratuitamente dalla piattaforma You Can Print e da altre piattaforme che vendono ebook, appunto. I due consigli che ti voglio lasciare oggi sono il numero 5 e il numero 6. Il numero 5 è allenati in modo progressivo, cioè se sei rimasto fermo molto tempo, se sei rimasto inattivo molto tempo e vuoi ricominciare a camminare, poi magari riapprocciarti piano piano alla corsa, non uscire e cominciare a correre immediatamente per 5-6 km in un'ora, tre quarti d'ora, insomma, quello che senti di poter fare. Non va bene, il corpo ha bisogno di tempo per ritrovare certe dinamiche interne ed esterne, cioè quindi sia muscolo articolari che a livello di respirazione, di controllo, di concentrazione e tutto quanto. Quindi esci, ricomincia, ma farlo in modo progressivo, cioè per ipotesi voglio ricominciare a camminare in modo veloce, esco magari un'oretta a camminare ma non vado subito a ricercare immediatamente la camminata rapida, il movimento rapido, quindi una maggiore velocità, magari parto in modo più lento, comunque ritorno a camminare, ritorno a portare attenzione al respiro coordinato con il movimento, cammino sempre un'ora, ma anziché fare magari 7 km ne faccio 5. L'altro consiglio è il recupero, importantissimo, sempre legato all'essere rimasti fermi e non aver fatto attività per lungo tempo, occorre anche recuperare, perché sempre per il discorso che ti facevo prima, e cioè che muscoli, corpo, articolazioni si riattivano ma non sono più abituate agli effetti positivi dell'allenamento, serve fare che cosa? Recuperare. Il recupero può essere di due tipi. Può essere passivo, cioè mi fermo proprio, quindi ho camminato un'ora e durante il resto della giornata cerco di non fare nient'altro di impegnativo e magari anche il giorno dopo e tornerò a camminare il giorno successivo. Oppure può essere anche un recupero attivo. Cioè un recupero attivo, che cosa intendo? Ad esempio, ho terminato la mia oretta di camminata, faccio un po' di stretching, il giorno dopo magari non vado a camminare, oppure torno a camminare, ma cammino magari un quarto d'ora e dedico molto più tempo, ad esempio, alla mobilità. Vi ho lasciato sia nella pagina di Namaste che nel mio profilo che nel mio sito web, ci sono svariati video dedicati allo stretching. In questo modo ti dai una mano a riprendere contatto con il tuo corpo, a riprendere a lubrificare per bene tutte le articolazioni e quindi in breve tempo puoi ricominciare, riattivarti ed allenarti in maniera più continua e quindi ricominciare a progettare e a raggiungere il risultato perdita di peso, voglio allenarmi per andare a fare il cammino di Santiago e quant'altro. Okay? Questi sono i due consigli di oggi, sono molto utili. Okay? Fanno parte chiaramente di un programma e di una svariata ricerca scientifica, non me li sono inventati io in questo momento, all'interno di moltissimi testi che riguardano l'allenamento, di moltissimi testi che riguardano anche attività specifiche, trovate comunque questi consigli generali. Poi, per quello che riguarda le attività singole in sé, che può essere ad esempio quelle che insegno io, Pilates funzionale, allenamento a corpo libero, ci sono modalità di recupero e di allenamento diverse. Okay. Bene, spero di esserti stato utile, ti invito ancora una volta ad andare a scaricare questo ebook se non l'hai già fatto, a leggerlo, soprattutto consiglio in più, non ascoltarmi solo, dopo che mi hai ascoltato e seguito i miei consigli, vai, fai, prova, mettiti a camminare. Ciao, ci vediamo nel prossimo video.